Stavo leggendo un vecchio libro di ricette. Sempre per voi, vi devo dare sempre qualche chicca nuova. Avete fatto la spesa? Bravi. Sito? Controllato? Ok, allora iniziamo subito. E vediamo il sommario di oggi. Abbiamo dell'indivia e del lime per fare un'insalata un po' tropicale. Poi gamberi e cicerchie. Una zuppa. La conoscete la cicerchia? Cicerchia. E adesso vi faccio vedere che cos'è. E sul finale viene a trovarmi una mia amica, che ha scritto sul sito, vuole cucinare insieme a me. Lei è brava con i primi, ma i secondi. Si chiama Federica, vuole imparare un piatto romano. E noi la accontentiamo. Iniziamo con la prima ricetta. Vediamo gli ingredienti. Indivia belga, melagrana, mango, melone, lime. Così, per cambiare, oggi avevo bisogno di qualcosa di fresco. E questi ingredienti sono perfetti per fare questo piatto. Quindi che faccio? Prendo un bel melone e lo taglio a metà. Levo ovviamente tutti i semini che ho al centro. Ok. Quindi abbiamo frutta e insalata. Inizierei con questo che l'ho tagliato a metà, ma voglio usare lo spallettatore. Quindi l'indivia belga la taglio invece così. Qui, così, 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 così e così. Ok. Ora, questa la metto in una ciotola perché questa la voglio condire subito. Mettiamo qua dentro. E avrà un condimento semplice di olio, sale e ovviamente il lime. Quindi taglio a metà. Prendo il mio un po' di succo di lime. Ok, diciamo che questa la lascio un po' insaporire qui. Nel frattempo, mango. Mango a farla apposta. Lo sbuccio. Guardate che bel colore. Mi raccomando, sceglietene uno abbastanza maturo, non ne prendete uno troppo acerbo. E questo me lo voglio lavorare, voglio fare un po' di tagli diversi, perché sennò facciamo un'insalata che deve essere un po' creativa. Ok, il mango lo taglio a fette sottili. Olè, basta, non di più. E poi sto preparando i miei vari elementi. La melagrana. Guardate che meraviglia. Qui dobbiamo raccogliere un po' dei semini che ci sono dentro, sia il frutto del melagrana. Chicchetti, via. Questo andrebbe fatto. Riproviamo. Allora, mela sgrana, quindi sgranare. Sgraniamo. Così. Ok. Dai, così mi piace, può bastare. Questa mettiamo nel compost. Saranno contenti gli animaletti. Quello lo spalletto. Ok. Allora, la compongo. Ho prima una pulita. Mi scelgo già un piatto. Questo non so perché è uno dei miei piatti da insalata preferiti. Allora, iniziamo con l'indivia, ossia la base, l'ho condita con sale, olio e lime. E questa sarà la parte, insomma, croccante, la parte verde della nostra insalata. Guardate che bel verde brillante. Poi le fettine di mango, delle sfoglie. Possono esserci pochi elementi in un piatto, però se messi in una certa maniera, lavorati con cura, può diventare una cosa bella. Poi melone, spallettatore da gelato.
facciamo una più grande dopo per cena. Poi un po' di melagrana. Non ho finito, prendo due foglioline di menta, che penso che ci stiano proprio bene, pure perché ho della menta che è in fiore. E questo per un cuoco è una meraviglia, perché questi ramoscelli così danno un colore fantastico, oltre che un profumo meraviglioso all'insalata. Questi ramoscelli così, e sul finale giusto un filo d'olio extravergine d'oliva. Ecco qua, un'insalata tropicale con quattro pochi semplici elementi, ma guardate che meraviglia, che freschezza. Vediamo come ho fatto. In una ciotola ho condito l'indivia con l'olio extravergine, il sale e il succo di lime. Con la mandolina ho tagliato a fette sottili il mango. Ho riunito in una ciotola i chicchi della melagrana. Ho ricavato delle palline dal melone. Ho impiattato l'indivia con il mango, il melone, i chicchi di melagrana e ho decorato con la menta e ho condito con un filo d'olio extravergine. La freschezza di questa insalata insieme a un buon drink sembra di stare al mare, in spiaggia, con una virgin colada, ossia la piña colada senza l'alcol, senza il rum, fatta solo con succo d'ananas, lime e succo di cocco. Guardate qua. Tropicale, insieme a questa fantastica insalata.